La mia fortuna finì nel 45 con una pallottola nella gamba. Quella mi fermò. Prima all'ospedale e poi in licenza per il mese. Così tornai a casa. Almeno per un po'. Vito! Qui sono! Joe! Bentornato a casa. Come l'hai saputo? Ho le mie fonti. Dai, facciamoci un giro. Bella macchina. È in dotazione. So che vuoi andare a casa, ma prima facciamoci una birra. Ma certo. Eccola. Empire Bay. Dimmi, ti manca? Certo che mi manca. Anche se non è che mi ha trattato bene, ma è sempre meglio di una trincea. Ma sto tempo di merda. Dicono che è l'inverno più rigido di sempre. Secondo i giornali durerà ancora per settimane. Ma non preoccuparti, vedrai che un drink ti scalda. Da quanto tempo non beviamo insieme? 2 anni? Quasi 3. Era il party di Tony Sacchelli, vero? Andiamo, vedo, so. L'ultimo drink insieme è stato dopo il funerale del tuo vecchio. Poco prima della tua partenza. Te lo ricordi, no? Non sono passati neanche 5 minuti e già parliamo della morte di mio padre. Cambiamo argomento, ti va? Dimmi, amico, com'era da quelle parti? Leggevo sempre il giornale per vedere cosa succedeva laggiù. E sai quanto odio leggere. Già, lo so. Ti avete fatto il culo a Mussolini, vero? Più o meno. Ci ha dato una mano un certo Don Calò. Ma dai, Don Calò, so chi è. Davvero? Sicuro. Conosco della gente come lui qui, mafiosi. Se lavori per loro sei a posto, se li fai incazzare sei morto. Ti sei dato da fare, eh? Già, hai avuto una medaglia, giusto? Dal vecchio Patton in persona. Oh, allora sei un vero eroe di guerra, eh? E poi cosa hai fatto? Ti sei scopato un paese siciliano e sei tornato a casa, eh? Sì, come no? Il vecchio paese. Da queste parti ti puoi fottere qualunque cosa che respira, non gliene frega un cazzo a nessuno. Alla salute degli Stati Uniti e al tuo ritorno. Salute. A salute, 100 anni. Com'è che sei tornato? Sei uscito prima per buona condotta? No, mi sono preso una pallottola, sono stato un po' in ospedale e ora sono in licenza. Oh, aspetta, aspetta, vuoi dire che devi ritornare là? E che cosa pensavi? Non è ancora finita. Ma tu non vuoi tornarci, vero? Certo che no, ma che ci posso fare? Un minuto, aspetta qui. Ehi, Giuseppe, sono Joe. Ti ricordo il favore della settimana scorsa? Il suo nome è Vito Scaletta. Grazie, Giuseppe. Va bene, a dopo. Ok, senti qui. Pare che la tua ferita sia molto più seria di quanto sembrava. E i dottori dicono che non puoi più combattere. Eh? Oh, ehi, non dirmi che... Come ti ho detto, le mie conoscenze. Avrai tutte le carte ufficiali domani. Quando si tratta di avere i timbri e le firme, è solo questione dei soldi. Stai scherzando, vero? Non è un po' pericoloso? Sai, sono io che rischio di finire in galera. E come faccio a pagare? L'ho pensato io. Prendilo come regalo di bentornata a casa. E non preoccuparti, i documenti saranno puliti. Fidati. Beh, grazie. Prego, tu per me sei come un fratello. Ora puoi cominciare a pensare a quello che vuoi fare. Certo. Ma prima devo andare a casa. Va bene, vuoi un passaggio? No, grazie. Faccio 4 passi per vedere cos'è cambiato. Come vuoi. Salutami tua sorella. Dopo vieni a trovarmi. Abbiamo tante cose da dirci. Non ci credo, mi hai fatto congedare. Grazie. Ci vediamo più tardi. È bello riaverti qui. Eccoci qui. Ok, grazie, tieni il resto. But the fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye.
but as long as it loves me so. Let it snow, let it snow, let it snow. Ciao. Vito. Sono tornato. Vito, il mio ragazzo. Il mio ragazzo è a casa. Non pensavo di rivederti. Quanto ti abbiamo aspettato. Vito. Sorellina, come va? Francesca. No. Sono così vieni con qui. Te. Siedete, siedete. Avrai fame, figlio mio. Francesca ti ha preparato un pranzo speciale. Zuppa di pollo. Mangia. Mangia. Wow, sembra buono, Franny. Peccato che tuo padre non può più vederti. Il suo orgoglio saresti, Vito. Già, sicuro? Vito, bada a come parli. Scusa, mamma, scusa. Benedici, Signore, questo cibo che per la tua volontà stiamo per prendere. Provvedi anche per coloro che non ne hanno, rendici partecipi della tua benedizione. Per Cristo nostro Signore, amen. Dovresti riposarti. La tua stanza è proprio come l'hai lasciata. Ci vediamo domattina. Qui non va bene. Devo trovare un posto dove stare. Allora dovrei tornare presto. A quanto pare... no. Ah, se ne è occupato Joe per me. Joe, vuoi cacciarti di nuovo nei guai? Mamma, vuoi che torni di nuovo a farmi sparare? No. Ecco, no. Vedi? Forse Joe mi ha salvato la vita. Promettimi che non te caccerai in altri guai con quel Joe. Sai, tuo padre lavorava per un uomo al porto che si chiama Pappalardo. È nel sindacato. Potresti parlare con lui. Lavorare sodo, come faceva tuo padre. Va da lui. Promettimi che andrai a parlargli oggi stesso. Ok, mamma, ok, promesso. Grazie a Dio. Non me ne frega niente. Mi dispiace. Non mi interessa. Mi doveremo, ehi, ehi, tutto prometto. Quello che hai. Che succede qui? Vito! Fatti gli affari tuoi, stronzo! No! Ah, sì? Sì. Avanti, bamboccio. Te faccio vedere io. Ti credi un duro perché spaventi una donna, eh? Avanti. Vediamo che sai fare. Vito, ti prego. Stai peggiorando le cose. Oh. Per favore, Vito, che stai facendo? Per favore, Vito, non è un problema tuo. Affanculo! Bravo, bene, levati dalle palle! Ve ne pentirete! Tutte e due! Ma che diavolo voleva? Mi dispiace, Vito. Non volevamo farti preoccupare per questo. Farmi preoccupare per cosa? Avanti, dimmi che succede, Franny. Prima di morire, papà ha preso dei soldi, tanti soldi, da uno strozzino. Pensava di trovare un lavoro migliore e di ripagarlo. L'abbiamo scoperto subito dopo che eri andato in guerra. Quanto? $2,000. Cosa?
La cosa peggiore è che li rivuole tutti entro questa settimana. Altrimenti la cifra salirà ancora. Non farò mai tanti soldi giù al porto. Chi è questo tizio? Non lo so, mamma non me lo dice. È tutto ok, Vito. In qualche modo ce la faremo. Non preoccuparti. Ci penso io. Promesso. Grazie, Vito. Mi raccomando, sta attento. Oh, come li trovo due testoni così in fretta? Scommetto che Joe può aiutarmi.